Abbiamo percepito che il tema è molto sentito questa mattina perché si parla di vaccinazioni in età pediatrica. Abbiamo fatto un piccolissimo sondaggio con i nostri ascoltatori, anche se c'è una percentuale alta di chi ha deciso comunque di fare le vaccinazioni ai propri figli, ma insomma, discuteremo proprio di questo. Vaccinazioni in età pediatrica è il tema anche di un incontro che ci sarà sabato 21 novembre presso l'ASLA, la sede ASLA di Bergamo, in Sala Lombardia, in via Gallicioli 4, e quindi invitiamo Politerapia, che in questo caso invita tutti ad essere presenti, soprattutto i genitori, per saperne di più. Cerchiamo di capire anche noi questa mattina. Do intanto il benvenuto al nostro ospite, che è il dottor Giancarlo Malchiodi, vaccinologo dell'ASLA. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito, e l'organizzatore di questo evento che è Pasquale Intini, direttore di Politerapica Medicina Vicina, su un tema che insomma, a quanto capiamo, è molto molto importante e molto sentito. Pasquale, beh, direi che è un tema essenziale, possiamo qui dire veramente senza ombra di dubbio che stiamo parlando di un tema vitale. Noi parliamo delle vaccinazioni, che hanno rappresentato una pietra miliare nella storia dell'uomo. Inevitabilmente, questo è fuori da ogni discussione, prima che si inventassero le vaccinazioni si moriva; dopo l'invenzione delle vaccinazioni e la loro adozione non si moriva più, o non si avevano più le conseguenze che si avevano prima. Io ricordo la rabbia: prima di inventare la vaccinazione si moriva di rabbia, si moriva di vaiolo, si moriva di poliomielite, si restava pesantemente danneggiati per tutta la vita; dopo non più. E le vaccinazioni, da che sono state inventate, qua lo voglio dire con estrema chiarezza, poi probabilmente lo dirà molto meglio di me il dottor Malchiodi, che è un luminare dell'argomento, le vaccinazioni nel corso del tempo hanno raggiunto livelli di sicurezza altissimi. Poi, come tutti i farmaci, vi sono delle controindicazioni, e laddove vi sono delle controindicazioni, chi pratica le vaccinazioni per primo suggerisce di non praticarle o prende le misure necessarie. Per cui stiamo parlando di uno strumento essenziale per la vita dell'individuo, stiamo parlando di uno strumento essenziale per la vita della comunità. Non dimentichiamoci l'effetto gregge, quindi quando siamo vaccinati tutti, anche chi è meno, diciamo così, reattivo alla vaccinazione è protetto dal fatto che intorno a lui nessuno ha la malattia e tutti sono protetti. Quando non siamo vaccinati tutti, la malattia entra, e non è un caso il fatto che stiano tornando dei ceppi oggi di alcune patologie. Beh, alla luce di tutto questo, stiamo parlando di uno strumento, abbiamo detto, essenziale per la vita, stiamo parlando di uno strumento estremamente sicuro, tra l'altro gestito con estrema attenzione. Beh, da alcuni anni c'è una fuga sempre più significativa dalla vaccinazione, dalla somministrazione della vaccinazione. Tutto è iniziato quando qualche anno fa qualcuno si è inventato che la vaccinazione faceva venire l'autismo. Costui è stato radiato dall'ordine, oggi non scrive più e non dice più nulla. E dopodiché sono nate tutta una serie di teorie. Noi viviamo in un mondo nel quale ci piace anche seguire delle teorie un po' alternative, perché pensiamo che il sistema sia quella cosa, quella sorta di spectre che ci voglia manipolare, allora ci piace inseguire delle cose diverse. Allo stesso tempo succede che il rapporto medico-paziente non sia più così forte e solido come una volta. Di fatto, in provincia di Bergamo, qua lo diciamo con estrema chiarezza, sono più di 3.000, ma decisamente più di 3.000, si parla del 5-6%, i bambini che non vengono sottoposti a vaccinazione ogni anno, e sono più di 6.000 i vaccini che non vengono somministrati tra bambini e adolescenti ogni anno. Ecco, sono numeri molto alti. Sì, ti prego, lasciami dire una cosa importantissima. Bergamo è ancora un'isola felice, a differenza di altre situazioni in Italia, è ancora un'isola felice. Noi questa mattina vogliamo cercare di capire intanto il perché di questo fenomeno e soprattutto a livello sanitario capire con il dottor Malchiodi che cosa si rischia, ecco, a non vaccinare i propri bambini. Intanto, perché succede secondo lei? Perché essenzialmente vi sono due grossi capitoli. Uno, la cattiva informazione, ce n'è troppa. Troppa informazione sbagliata, la gente ha difficoltà a riuscire a capire di chi fidarsi, del professionista serio rispetto alle bufale che circolano, e questo ovviamente crea diffidenza.
L'altro discorso è che oggi come oggi non vediamo più quelle forti epidemie che c'erano in passato, o ce le siamo magari dimenticate, oppure abbiamo tante altre cose di cui preoccuparci. E come diceva Intini, è probabilmente perché comunque c'è stata una difesa a priori, certo, e quindi non è esplosa questa epidemia. Esatto. Però il rischio è questo. Esatto, perché più aumentano i non vaccinati, cioè aumentano i suscettibili alla malattia, certo, più corriamo il rischio che possano poi scoppiare di nuovo epidemie o ritornare malattie che pensavamo di non vedere. Ricordo soltanto che, ad esempio, l'ultima grossa epidemia di morbillo in Italia, che sembra una malattia relativamente banale, nel 2003 ha causato 4 morti nelle regioni del sud. E quindi anche queste non sono malattie così da prendere sotto gamba. È chiarissimo questo. La diffusione di queste notizie certo, false, certo, chiamiamole così, insomma, che possono anche indurre i genitori a non vaccinare. Il rischio è che possano esplodere queste epidemie. Ma in ambito di legge, cioè se c'è una obbligatorietà alla vaccinazione, per quale motivo non si è perseguiti in questo caso, se c'è un obbligo? No, ci sono solo per alcune vaccinazioni che vi è l'obbligo di legge. La maggior parte delle vaccinazioni sono raccomandate. D'altra parte, ad esempio, in Gran Bretagna sono tutte raccomandate, non vi è un obbligo di legge. Uh-huh. Attualmente non si tende più ad essere coercitivi, ma si cerca di coinvolgere quindi i genitori, di discutere. Certamente ce lo possiamo permettere ancora in questo momento, perché non siamo in una condizione di grave pericolo ancora per la collettività. È chiaro che però nel momento in cui aumentasse appunto il numero di suscettibili e corressimo il rischio di epidemie, allora la situazione dovrebbe essere un attimo rivista. Chiarissimo. Allora, nella seconda parte del nostro appuntamento poi cercheremo di dire quello che succede il 21, perché c'è un incontro molto importante, oltre alla presenza del dottor Malchiodi ce ne sono altri che poi vi diremo, anche perché Pasquale Intini, che ha pensato a questo incontro, ci spiegherà, insomma, perché ritiene così importante che si possa fare divulgazione su questo tema in modo corretto, cosa che evidentemente forse non è stata fatta fino adesso. Facciamo una piccola sosta e poi torniamo ancora qui a Colazione con Radio. Colazione con...